Prima una piccola parentesi su queste inchieste di cui parlava Corino, visto che io per qualche anno sono stato usato da una giornalista che lavorava per il giornale a cui Corino ha lavorato per buona parte della sua vita, la quale... Non ne penso solo. No, però continuate a scrivere. Parlo dell'Espresso. Ah, dell'Espresso. Allora, lei mi telefonava e mi diceva: che fai quest'estate? E dicevo: guarda, non c'ho una lira, neanche vado da mia madre in Toscana, a casa sua. La settimana dopo usciva sull'Espresso l'articolo: gli italiani tornano dalla mamma. Quindi è ovvio che una volta il maschio c'è, una settimana dopo il maschio non c'è, a seconda di a chi ha perdonato la giornalista. Questo per dire... Sulla cosa della consapevolezza, sulla domanda sulla consapevolezza, io francamente no, non ci pensai allora, non mi sembrava che fosse quello all'epoca il tema, e cioè che non fosse un tema familiare, cioè declino verso una società senza autorità, sì, mi sembrava che fossero quelli i tempi, politici anche, ma non pensavo che la dimensione che poi avrebbe assunto sarebbe stata quella invece intima, familiare, domestica del padre. Pensavo a una società non autoritaria, in questo sono stato detto un marcusiano per un paio di anni. Il sottotitolo di questo libro è Giustificazione e critica dell'anti-autoritarismo. Esatto. Però non lo vedevo nella chiave della famiglia, cioè, perché vi dico la verità, il tema della famiglia non mi è mai interessato, non mi interessa neanche adesso, ma nella verità. Come a meno di affrontarlo sociologicamente, psicologicamente, allora va benissimo, però come tema mio io non lo sento, non mi interessa. Infatti la mia famiglia in questo libro non c'è, cioè mio padre ci sono io, non c'è la famiglia. Massimo, io poi fra l'altro ancora faccio fatica a distinguere la nuora dal genero, dal suocero, cioè anche la terminologia che viene utilizzata, io devo sempre stare a pensare, allora è la sorella del marito, della figlia, perché quindi proprio e quando leggo i romanzi con grandi famiglie mi devo sempre fare lo schemino fuori del con i Buddha, con Tolstoi, devo sempre mettermi. Non sono mai riuscito, dopo 30 anni di professione, a imparare la famiglia di Giulio Claudia. Vabbè che quelli si sposano e si risposano da me così via, che è difficile ricordarsi. Quindi quando arriva un germanico, non mi ricordo mai se era quale di quelli, figlio, nipote. Vabbè, quindi le famiglie non sono proprio il mio my cup of tea. Allora non me ne ero proprio reso conto. Su questa frase, che non so bene cosa voglia dire, ma... interpretata poeticamente, l'eredità come minaccia di destino è fantastica per me, io la leverei dal libro di Mitch. E lo metterei in Paolo Celan, oppure in... È la frase di uno che lui cita, che si chiama Luxemburger, Luxemburger, cioè una specie di professor. Hai ragione, la poetizia e Celan. Però l'eredità è una minaccia di destino, è meraviglioso, è esattamente così. Io l'eredità me la sono presa, quella nel testamento. Mandato a essere come mio padre, era stato lui per primo a revocarlo. Io nel fare lo scrittore non mi sono ribellato a un karma familiare, perché mio padre è stato lui a dire: non devi fare l'ingegnere, anzi fai come vuoi, ma se ti posso darti un consiglio personale, non fare quello che ho fatto io. L'unica cosa che mio padre e mia madre non volevano che io facessi, quindi avrei anche potuto fare l'ingegnere volendo, se mi fossi impuntato, mio fratello per esempio ha fatto l'architetto e ha provato un po' a imitare mio padre ed è naufragato in quanto imitazione di mio padre. L'unica cosa che i miei genitori non volevano che io facessi a nessun costo era il ballerino TV. Questo ha detto qualsiasi cosa, ma non il ballerino televisivo. Devo dare una mano, volevo lavorare nello spettacolo televisivo.
ma io però non l'ho mai ambito, quindi non ho dovuto sacrificare la mia natura del ballerino TV. Però questa è l'unica cosa, ti prego, qualsiasi cosa, anche rapinatore di banche, ma non ballerino televisivo, di quei balletti, insomma, di allora. Ecco, insomma, diciamo la cosa. Quindi devo dire che adesso questo lo riferisco con ironia, perché poi anche è ironico in sé, sì, insomma, l'unica limitazione nostra alla mia vita è stata questa, non fare il ballerino TV, il resto ho fatto tutto quello che volevo. Quindi una libertà straordinaria. È anche vero che un ragazzo, un ragazzino, nella libertà assoluta non si muove. Per cui io rimpiango, non rimpiango perché è andata così, è andata bene, ma insomma mi ricordo che questa mancanza di istruzioni, o anche di divieti, e quindi anche di, cioè, perché il divieto serve a farti prendere distanza da qualcosa, ma anche a interessarti a qualcosa, perché uno poi si chiede perché quella cosa non la posso fare, non perché l'albero, la mela dell'albero non la posso mangiare, eccetera, eccetera. Non avere avuto questo ha fatto galleggiare noi figli in un terreno molto ampio, appunto, di questa libertà estrema, però anche a nastrarlo. Io per cui, per esempio, tendo a pensare che invece il contrasto sia necessario, non tanto l'imposizione quanto il contrasto, cioè serve una sponda per vedere il proprio colpo dove va a rimbalzare, no? Quindi se questa sponda si allontana, il proprio colpo non arriva mai, come un biliardo che non ha sponde, non vedrai mai tornare indietro. Questo credo che, dividendo le cose in buono e non buono, questo è non buono. Quindi un genitore, un amico, un fratello, insomma chiunque sia il tuo interlocutore, credo che debba a un certo punto farti argine, anche per i robustiti, anche per vedere se quello che stai facendo o dicendo provoca qualcosa. Invece nel caso di questa libertà estrema che i miei genitori hanno sempre predicato e praticato con noi, ha poi un riflesso, ripeto, di nuovo doloroso, strano a dirlo, però insomma in cui uno vorrebbe essere contenuto. Io ho avuto un mio terzo figlio che è stato un bambino molto problematico, e alla fine con la madre, piuttosto disperati, non sapevamo più che pesci pigliare, e allora leggevo dei libri in cui si parlava di questa tecnica del contenimento, e cioè bisogna prendere il bambino e abbracciarlo e tenerlo stretto, impedendo proprio il suo movimento, perché lui era un bambino molto nervoso, molto, molto forte anche, eccetera. Invece bisognava fare questa sorta di creare questa un'accumulanza coatta, però insomma, in cui alla fine sfogata il nervosismo, la crisi, diciamo, questo naturalmente quando il bambino esplodeva, no? Tenerlo e circondarlo e tenerlo fermo e bloccarlo, e alla fine questo contatto poi rivelasse il suo lato di protezione, non solo di prigionia, ecco. Allora a me un po' dispiace che non, forse perché io non ero come è stato mio figlio, che qualcuno invece non mi abbia bloccato, questo non mi abbia contenuto, per cui la mia mente e il mio desiderio si sono sempre potuti spingere liberamente dove volevano. Certo, hanno prodotto uno scrittore, forse di dover cavalcare, però umanamente mi sento più debole, ecco, che non avendo mai dovuto incontrare ostacoli, mi sono venuto piuttosto mollaccione. C'è qualcuno che vuole dire la sua e chiedermi così su come educare? Prima hai detto che il complesso di Edipo, se non ricordo, posso? Sì, però guardavo se c'era. Ah no, non ho visto mai.
Quanti, parlando del complesso di Edipo, il quale non credi, pensi che sia una invenzione letteraria, bellissimo, sono d'accordo con te, sta di fatto però l'uccisione del padre, di genere dei genitori, ma soprattutto l'uccisione del padre, fatta dal figlio medesimo o da altri, come diceva Edoardo, e hanno salvato secondo me molti figli, nel senso che hanno conquistato una propria autonomia dopo questa avvenuta uccisione, che probabilmente non avrebbero conquistato se fossero stati ancora sotto il tallone familiare. Sì, sì, ma questo meccanismo funziona così, indipendentemente da quello che dicevo io, che è indipendente dal proprio volere. È indipendente, anzi, non tanto dal volere, non vi è desiderio. Non si desideri, non credo che nessun figlio desideri che il padre muoia, a meno che sia circongiuriero. Ma tutti gli altri vorrebbero averlo ben vivo il più lungo possibile, me compreso. Metaforica, però questo sì, ma l'uccisione, io avendo a che fare con uccisioni reali tutta la mattina, anche stamattina in una classe di Castolani, l'uccisione metaforica non riesco bene a capire cosa sia, cioè, confesso la mia, qui sono io a essere letterale, come certi miei lettori, per me uccide qualcuno, non uccide qualcuno. Siccome questo non avviene nel 99,99% dei casi, direi che è irrilevante. Avviene però che il proprio padre muoia, questo invece avviene nel 99,99% dei casi. Quindi mi sembra più interessante il secondo che il primo. Ai tuoi ergastolani hai fatto leggere questo libro? No, perché il libro è uscito a marzo, io ero in congedo, sono rientrato adesso a settembre e non mi sogno di presentarmi come scrittore ai miei nuovi studenti. Perché sono nuovi? Sono nuovi di zecca e prima voglio che lo scoprano, perché a un certo punto lo scopriranno e cominceranno a rompermi l'anima per i loro libri. Scritti da loro, anzi già uno l'ha fatto, che lo ha scoperto in biblioteca, ha visto Maggio Selvaggio, ha detto ma allora io lo scrittore, allora le faccio leggere. Quindi questo è tanto, come anche la mia professione calcistica di fede, la ritardo il più lungo possibile perché so che questo porterà poi infiniti dibattiti, anche la professione dello scrittore. Infatti ho detto, siccome oggi, stamattina ho detto che andavo a Firenze, e ora, anzi qualcuno mi ha anche detto vai in un posto e saluta, la solita cosa, insomma, ho detto che andavo per una conferenza, non certo per dire che presentavo un libro.